Quello che sta succedendo su Instagram è bellissimo, ragazzi. È nato quasi per gioco. Stiamo scrivendo una canzone tutti insieme. L'operazione è stata ribattezzata canzone collaborativa. È nato quasi per gioco. Ero lì, facevo una storia, stavo strimpellando la chitarra. Mi è venuto un motivetto con un tema della canzone. La canzone si intitola Non me la sento. Io ho fatto la prima strofa e ho lanciato nelle storie così quasi per gioco. L'invito a dire aiutatemi a scrivere questa canzone. Bene, non solo è arrivato tanto materiale in risposta alle storie, sono arrivati tantissimi spunti, tantissime strofe di gente che si è cimentata ed ha scritto, ma quello che mi ha colpito è il livello molto buono di testo e anche forse per come la canzone è semplice da scrivere insieme. E piano piano abbiamo costruito la prima strofa, il ritornello. E adesso sono qui a chiedere l'aiuto anche vostro, di chi mi segue su Facebook attraverso i video o su YouTube che guarda i miei video iscritto al mio canale. Andate su Instagram, se non mi seguite, seguitemi, guardate le storie per scoprire, diciamo, come fa la canzone, il motivetto della canzone. Sotto questo video vi metto il testo scritto finora. Mandate però le vostre proposte soltanto in risposta alle storie, non scrivete nei commenti niente, andate su Instagram, seguitemi, ascoltate nelle storie la canzone come sta avvenendo e proponete i vostri versi. La canzone verrà poi registrata, farò sicuramente un video con il titolo della canzone Chitarra e voce, poi probabilmente, siccome mi piace molto, finirà nel mio nuovo disco. Quindi l'invito è per tutte le persone Soundriff che sono iscritte con Soundriff, perché attraverso Soundriff faremo la divisione dei diritti, mi dispiace per chi è SIAE, e quindi vi aspetto. Iscrivetevi su Instagram, guardate le storie se volete partecipare. Tutte le persone verranno messe nei crediti del disco. Quando caricherò il video, verranno citate. Nel testo sotto trovate già i nomi di chi sta partecipando. Si entrerà in studio, si registrerà e nel mio disco prossimo ci saranno tutte le persone che parteciperanno. È un'occasione per, diciamo, promuoversi, ragazzi, canzone collaborativa. Quando i musicisti si mettono insieme per collaborare è veramente un sogno. Iscrivetevi anche al gruppo Il Segreto per Vivere di Musica, lì ci ritroviamo per aiutarci su Facebook. Tutti i musicisti, più di 3.100. Stiamo per sfondare il muro dei 3.200 iscritti musicisti. Ci sono anche giornalisti musicali, gente che ti dà il suo punto di vista. Chi sta dall'altra parte è una roba concreta che ci si aiuta. La gente scrive e io stesso rispondo, ma sempre meno, perché vedo che i musicisti si rispondono tra di loro ed è bellissimo. E da qui è nata Canzone Collaborativa su Instagram. Vi aspetto, seguitemi e nelle storie trovate il motivetto della canzone Non me la sento, si chiama. Sotto il testo, va bene, vi ho detto tutto. Oggi siamo veramente carichi. Seguitemi, buona musica a tutti.